E per lo spazio salute di quest'oggi, salute e benessere, ritroviamo due amici conosciuti nella scorsa edizione di Mattina Amica per sapere come procedono i lavori, l'evoluzione che c'è nel campo della celiachia. Parliamo di questo. Do il buongiorno al professor Ruggero Francavilla, gastroenterologo Salve, pediatra, buonasera. nonché consulente scientifico dell'associazione, e un bentornato a Michele Calabrese, che è il presidente regionale, quindi Regione Puglia, dell'associazione italiana Celiachia, Buonasera. che è sicuramente la più grande realtà sul territorio per quanto riguarda questo settore, giusto presidente? Sicuramente, siamo l'unica associazione, diciamo, regionale, facciamo parte, siamo federati con l'Associazione Italiana Celiachia a livello nazionale. Contiamo circa, sono transitati circa 6.800 celiaci nella nostra associazione. Sì. Quello che tengo a precisare è che oggi in Puglia ci sono circa 10.000 i celiaci diagnosticati, quindi è una grande comunità abbisognevole chiaramente di tutele, di servizi e di quant'altro. È una grande comunità che non è molto positivo come Sì, discorso, beh. professore, se mi In consente, giusto? effetti. Sì. Il problema è che questa patologia è molto diffusa, perché oggi si stima che circa l'1% della popolazione ne sia affetta e forse ne conosciamo soltanto una piccola parte. Una piccola parte perché sono più i soggetti che hanno questa patologia pur rimanendo asintomatici. Quindi in realtà bisogna essere molto abili nel scovare questi soggetti che hanno questa intolleranza permanente al glutine, magari riconoscendo dei piccoli segni, quindi sapendo che un bambino, che so, anemico, un bambino con un dolore addominale particolarmente importante, può nascondere In realtà un problemi. paziente celiaco. Quindi basta pensarci, perché poi la diagnosi è semplice, ci sono degli esami molto specifici, esami di sangue, che possono far venire subito il sospetto, e quindi basta riferire il paziente a un centro di riferimento che sarà capace di finalizzare la diagnosi. Ecco, Presidente, un incremento, noi ci siamo incontrati l'anno scorso, è un incremento sensibile che sicuramente viene fuori probabilmente perché oggi c'è una serie di, come dire, sintomatologie o di analisi che possono facilmente, far arrivare a una diagnosi come questa. Certamente, certamente. Chiaramente la parte diagnostica è nettamente migliorata rispetto a tanti anni fa, e questo è, diciamo, uno dei motivi per cui oggi si fanno più diagnosi. Ma io penso che altri fattori determinano la conoscenza, perché oggi se ne parla in tutte le guise di celiachia, perché noi vediamo, perché le statistiche parlano di un paziente celiaco ogni 100 persone. Quindi prova a immaginare, non so, io le faccio sempre un esempio: quando ci sono nelle sale di ricevimento un matrimonio di 200 persone, statisticamente ci devono essere per forza Almeno due due celiaci. persone, E chiaro. quindi questo comporta chiaramente tutto un problema sociale di integrazione, soprattutto a livello alimentare, di queste persone, perché non possono essere messe da parte o prevedere, diciamo, forme di ghettizzazione, perché O purtroppo assistiamo. limitare, diciamo, quelle che sono le attività quotidiane, Certamente, fuori, perché mangiare fuori, fermarsi per uno spuntino. diciamo che la situazione è nettamente migliorata Migliorata, rispetto a tanti anni sicuramente. fa. Lì io faccio solo un esempio: tantissimi anni fa, a scuola, le mamme dei bambini celiaci all'ora della merenda andavano a prendersi i loro bambini, Ecco, perché che non purtroppo la sapevano, scuola non non era in grado. prevedeva, diciamo, questo menù alternativo. Alternativo. Oggi invece la situazione è nettamente cambiata. Sai che mi è venuta un'idea? Noi abbiamo gli amici di Tenuta Donna Lavinia che preparano ricette. Faremo insieme uno speciale dedicato a Con questo per piacere. vedere come il fatto di cucinare senza l'utilizzo di alcuni prodotti non va a
ad alterare assolutamente il piacere del gusto e il piacere del mangiare. Lei sta parlando poi di una struttura che è del nostro network, che diciamo... Ho scoperto che anche Villani fa parte del vostro network. Sì, è una delle aziende, diciamo, con la spiga barrata, delle tantissime aziende, perché anche questo chiaramente... È un mondo che è cambiato rispetto a tantissimi anni fa. E quindi si presta anche molta attenzione. Certo. Professore, approfitto della sua presenza a piene mani, perché sulla celiachia c'è ancora molta confusione, benché si facciano grandi passi avanti, come spiegava poc'anzi il Presidente, e sicuramente non è la situazione che poteva esistere 10 anni fa, piuttosto che 5 o che l'anno scorso. Si parla di, in maniera confusa secondo me, di intolleranza e di allergia al glutine. C'è una differenza in questo a livello proprio scientifico? Sì, la differenza è sostanziale, perché il soggetto celiaco è un soggetto che ha una malattia autoimmune intestinale dovuta a una reazione tra il sistema immunitario e il glutine. Il soggetto allergico invece è un soggetto che ha una reazione invece immediata all'ingestione della proteina contenuta nel frumento, il che vuol dire che il soggetto allergico deve stare molto più attento rispetto al celiaco al contatto con il glutine, perché il soggetto allergico può avere tutte le manifestazioni tipiche dell'allergia che possono immediate perfettamente, che vanno anche fino allo shock anafilattico. Tante volte si sentono notizie di problemi anche gravi associati all'allergia, bene, questi non esistono per il paziente celiaco, che non è assolutamente un allergico, è un soggetto che è intollerante alla gliadina. Oggi un'altra grande confusione viene fatta perché oggi si sente parlare molto di sensibilità al glutine. Anche questo è un altro capitolo molto vasto, ecco, oggetto di tanti studi, ecco, che non va neanche confuso con la celiachia, perché i sensibili al glutine invece sono tutti quei soggetti nei quali è stata esclusa la malattia celiaca, ma traggono beneficio sui propri sintomi dall'esclusione del glutine dalla dieta. Che non ha niente a che fare con la celiachia. Che non ha nulla a che fare con la celiachia, infatti. Ecco, pensa un po'. E parlavo con la Stefania Del Latte, la nostra nutrizionista, che è sempre molto attenta, che tra l'altro la saluta cordialmente, perché lei pare che abbia fatto proprio la sua tesi su questo argomento. Ecco, mi diceva Stefania che si è scoperto che chi ha il problema della celiachia molto giovane è un possibile paziente diabetico, cioè in età avanzata è possibile che diventi diabetico. È vero? Non è vero? Ci sono degli studi sì, al riguardo? Anche in questo... Ci sono delle affinità tra un'alimentazione senza glutine e il diabete? Sì, anche in questo bisogna fare molta attenzione, perché sono notizie che potrebbero creare un po' di paura in tutti quei soggetti che hanno la malattia celiaca. No, è un fatto di ricerca, insomma, nel campo... Sì, diciamo che sono la malattia celiaca, essendo una malattia autoimmune, più facilmente si associa ad altre patologie autoimmuni, tra i quali il diabete, tra i quali la tiroidite. Però il rischio per il celiaco di diventare diabetico è veramente minimo. Ah, ecco. Minimo. Noi raccomandiamo, proprio per questo, di seguire una dieta in maniera corretta, perché la dieta annulla completamente il rischio, già minimo, di poter sviluppare un'altra malattia autoimmunitaria. Professore, ma non è invalidante la celiachia? Perché fa ancora... tanta specie, tanta paura, tanto timore, dovuto all'ignoranza probabilmente, non è ancora sufficiente quello che viene fatto a livello informativo? Guardi, il problema è che finché l'informazione viene mediata in maniera corretta, come può farlo l'Associazione Italiana Celiachia, i pazienti possono essere al sicuro delle informazioni che ricevono. Il problema è che ormai molti cercano informazioni su internet. Internet è un veicolo di messaggi sia reali sia fantasiosi. Vero. Io ricevo ancora mamme e telefonate di mamme spaventate dalla possibilità che il glutine presente così nell'aria possa essere dannoso per i loro bambini, tanto che in alcuni casi ho sentito di genitori che pranzano separatamente dai loro bambini perché
temono il contatto eventuale con glutine. Beh, queste sono tutte leggende che si possono forse ancora però trovare in rete. Incredibile. Ecco Michele, il supporto, no? Quindi tornando al fatto di diffondere quelle che sono notizie importanti, che sono notizie accertate, vere, l'aiuto che viene dato. Guarda, io l'ho conservato il tuo prontuario, so che hai quello aggiornato. Questo prontuario degli alimenti, che credo sia veramente una Bibbia importante, dove c'è di tutto e si può scegliere davvero di tutto, perché io chiaramente l'ho letto, me lo sono sfogliato. Avere un supporto di questo genere certamente agevola e facilita, no? Ma la nostra missione è proprio quella, di affiancare diciamo il neodiagnosticato. Il neodiagnosticato, una volta, ripeto, avuta la diagnosi, si trova un po', come dire, spaesato, perché il medico dice: signora, il suo bambino è celiaco, da oggi in poi purtroppo deve eliminare il glutine. Facile a dire, ma poi a capire ad applicare proprio tutta questa regola per tutta la vita è non difficile. È che sia semplice. Ecco, io dico sempre, meno male che c'è l'associazione che offre servizi, progetti e sostegno. Ecco, tra questi progetti il più importante, sì, perché sappiamo che il problema è soprattutto alimentare, sì, l'alimentazione, non è che ci sono altri problemi, sì, è soprattutto alimentare. Cioè, come diceva il professore, dobbiamo eliminare questa brutta proteina per i celiaci, che si chiama gliadina, che è insita nel glutine. Il glutine, che lo troviamo in alcuni cereali, tra i più famosi il frumento, che è utilizzato. Esatto. Per cui tutti i derivati del frumento sono vietati ai celiaci. Ringraziando Dio, oggi ci sono state delle migliorie, nette migliorie, ci sono dei pasti alternativi, dei prodotti alternativi di ottima qualità. Certo. Per cui siamo passati nel giro, io posso dire questo perché lo dico sempre in ogni riunione, io sono il papà di un uomo ormai, ha 38 anni, celiaco quasi dalla nascita, aveva 8 mesi. Ebbene, tantissimi anni fa c'era solo un'azienda che produceva un tipo di pasta, abbastanza molto molto discutibile. Vi ricordo sempre i pianti di mia moglie quando cucinava questa pasta, perché c'era poi un fortissimo retrogusto che veramente diceva: beh, è meglio non cucinarla. È meglio che non la mangi. Oggi proprio. Invece possiamo dire che abbiamo tantissime aziende, perché chiaramente si è aperto un grandissimo mercato, e siamo passati nel giro di 30 anni da un'azienda, oggi ne sono 198. Ecco. Che producono, diciamo, tutti prodotti che possono essere consumati, ma e sono di ottima qualità. Bisogna anche dire che c'è un'evoluzione che è tangibile anche entrando in un supermercato, certo, oggi, o in un negozio particolare, certo, oltre che in farmacia, certo, dove si trovano proprio questi scomparti, certo, specifici di prodotti. Noi questi prodotti oggi li troviamo soprattutto in farmacia, come è sempre stato. Però dal 2009, grazie anche a una sollecitazione dell'associazione, la Regione Puglia ha inteso ampliare questa erogazione dei prodotti anche nei negozi convenzionati, e oggi lo vediamo, esatto, anche nella grande distribuzione. Diciamo che il problema non è semplice da gestire, perché nelle farmacie troviamo competenza, qualità e quant'altro, però noi dobbiamo sempre pensare che il celiaco, io definisco, non è un malato, è una persona normalissima quando è diagnosticata ed è a dieta, e che deve andare a fare la spesa, quindi deve andare col suo bravo carrello nel supermercato, nel negozio. Deve sapere quello che deve prendere, quello, sì, che può comprare, e questo torna il prontuario, che può essere richiesto gratuitamente, torna utilissimo ovviamente.
Professore, la celiachia, visto che non è, continuiamo a dirlo e a ribadirlo, non è una malattia, non è invalidante, ha una natura genetica o no? Sì, la genetica di questa patologia però è un po' complessa, perché a differenza di alcune patologie dove ereditando un gene si eredita la malattia, per la malattia celiaca voi bisognerebbe immaginare una ereditarietà poligenica, vuol dire che per averla bisogna avere tanti geni. Ah, ecco. Quindi presumiamo 20, 30, 40 geni. Questo spiega perché due genitori che non hanno la malattia celiaca potrebbero avere un bambino che ce l'hanno, in quanto i genitori potrebbero avere parte del patrimonio genetico e quindi trasferendo parte un genitore, parte l'altro genitore nel bambino si possono trovare tutti i geni che poi determinano insieme lo sviluppo della patologia. Ecco, perché i genitori magari non hanno questa magari patologia, i genitori ne hanno una parte. C'è una parte, sì, soltanto, che poi è una parte comunque che non ha mai creato, non crea. No, perché le malattie poligeniche sono caratterizzate proprio dal comparire quando sono presenti tutti i geni. Okay. Magari, che so, il papà ne ha 5, la mamma ne ha 5, li trasmettono tutti, il bambino li ha tutti e quindi sviluppa questa patologia, sempre nell'ambito di un'interazione con l'ambiente dove fondamentale diventa l'assunzione del glutine nella dieta. E poi magari l'epoca di svezzamento, patologie infettive prese nelle prime epoche di vita. Ci sono diversi fattori che influenzano la malattia. Professore, noi purtroppo non abbiamo molto tempo per questa mattina, però io avrei piacere, insomma, di riavervi ancora. Ci ritroveremo sicuramente con Michele quando faremo queste ricette speciali cucinate presso la tenuta Donna Lavinia. Tornare ancora una volta su questo argomento, perché assolutamente è sempre utile parlare di malattia celiaca, perché è una patologia che bisogna conoscere in maniera rassicurante. Sì, bravo, io è quello che vorrei proprio perché fare, il messaggio, cioè, che vogliamo dare è sempre deve essere tranquillizzante. Esatto, è un programma seguito dalle donne, sicuramente tra tutte le nostre telespettatrici ci sarà qualcuna che è ingappata in questa problematica. Soprattutto segnalarvi che l'associazione è veramente un grande supporto, per cui se voi aveste bisogno di ulteriori informazioni io sarò a vostra disposizione, perché ho tutti quanti i recapiti dei nostri amici e potreste sicuramente attingere a loro per avere degli aiuti. Tra l'altro il professore è anche disponibile presso l'ospedale di Giovanni XXIII, l'ospedale psichiatrico l'ospedale pediatrico di Bari, e quindi anche lui, voglio dire, facilmente raggiungibile, contattabile, assolutamente. E contattabile, esatto. Bene, io vi ringrazio molto. Grazie per essere stati con me questa mattina, torneremo a parlare di questo argomento, grazie mille, adesso linea alla regia, ci ritroviamo per la prossima parte di Mattina Media.